Si è svolto il 4 dicembre 2020 il webinar dell'associazione People Help the People. Nel secondo appuntamento, Giuseppe Labita ha ospitato Marco Iob, coordinatore nazionale del progetto La Carta delle Città per il diritto all'acqua, e la segretaria del Comitato Italiano per il Contratto dell'Acqua, Cinzia Tomaresis. Durante l'evento, online, sono stati ampiamente spiegati sia il progetto che i suoi obiettivi. Le città italiane verranno sensibilizzate ad aderire alla Carta per il diritto all'acqua. Verranno informate e invitate a mettere in atto tutte le modalità più idonee per diventare città inclusive, sicure, resilienti ed ecosostenibili. Come chiaramente spiegato dalla Cinzia Tomaresis, tutti questi obiettivi diventano sottobiettivi in quanto quella principale deve rimanere il diritto all'acqua. La pandemia stessa ci ha insegnato che la salute dell'uomo è strettamente collegata alla salute del nostro pianeta. Tra i 17 obiettivi fissati viene ricordato il numero 6, relativo all'accesso universale all'acqua, il numero 11, legato alla realizzazione delle città ecosostenibili, e il numero 12, dove si evidenzia l'importanza di consumi responsabili sia all'interno dei sistemi produttivi che in agricoltura, ma anche partendo dalle sane abitudini del singolo cittadino. È stato ricordato che un terzo degli italiani non si fida da bere l'acqua del rubinetto. La sfida per il futuro riguarderà quindi anche le nostre abitazioni. Come spiegato da Marco Iob, i cambiamenti climatici non sono l'unico campanello di allarme che richiede un radicale cambiamento di comportamenti e abitudini. È stato sottolineato che il prelievo di acqua ormai è diventato superiore alla quantità che gli ecosistemi riescono a rigenerare in natura. Al fine di limitare gli sprechi, si potranno quindi attuare piccoli accorgimenti di risparmio idrico nelle singole abitazioni. E Marco Iob ha proposto alcune soluzioni pratiche come il recupero dell'acqua piovana nelle nostre case. Come illustrato da Cinzia Tomaresis, il progetto della Carta delle Città per il diritto all'acqua ha l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere gli enti locali su tutto il territorio nazionale, ma anche le scuole potranno dare il loro contributo. Attraverso laboratori mirati e workshop, gli studenti e gli insegnanti potranno realizzare una mirata campagna di informazione. E a loro volta potranno avanzare delle richieste specifiche agli enti locali e alle amministrazioni comunali, proprio per garantire città più ecosostenibili. Anche i cittadini potranno diventare promotori di semplici ma importanti cambiamenti a livello territoriale, suggerendo iniziative in campo ambientale. Il webinar dell'associazione People Help the People si è concluso con un appello finale di sensibilizzazione. Ognuno di noi può dare il proprio contributo e tutti insieme possiamo raggiungere degli obiettivi importanti. A livello personale, siamo invitati a prendere coscienza del problema dell'acqua, per poi farci promotori di iniziative che coinvolgano gli enti locali. Le azioni concrete che vengono richieste alle città sono tutte realizzabili. E aderendo alla Carta delle Città del diritto dell'acqua, saranno gettate le basi per un futuro migliore. Linea allo studio, Sabrina Ciccotti per Radio Science.